La situazione dal punto di vista del sovraffollamento possiamo dire che non è male, visto che i detenuti presenti sono meno della capienza regolamentare, 490 persone presenti a fronte di una capienza di oltre 600, però rimangono ancora molti problemi strutturali, perché anche se il carcere si sta ristrutturando ancora in molte sezioni ci sono le docce comuni, rimangono problematiche serie riguardo alle telefonate e ai colloqui che questi detenuti possono fare, anche se di tutto quello che poi credo che pure Rita Bernardino dirà, dobbiamo ringraziare qua la direttrice Angela Paravati, che fa un lavoro meritorio e riesce, come dire, a sopperire su quello che diciamo non si può fare a livello, diciamo, di regole, di normativa. Cerca di andare anche oltre, diciamo, la possibilità che ha lei per poterli mettere in condizione di poter lavorare. Il ministro della giustizia dovrebbe ringraziare la direttrice, perché in un posto dove occorre constatare, ma come in tutta Italia, molte delle regole previste sono violate, questa direttrice, la dottoressa Angela Paravati, è persona che conosce uno per uno i quasi 500 i quasi 500 detenuti presenti. C'è il problema di fondo in questo carcere, che essendoci essendo la stragrande maggioranza detenuti condannati a pene lunghe e definitivi, non si capisce perché non stanno in una casa di reclusione. Cioè, proprio la tipologia del tipo di carcere, o lo si trasforma in una casa di reclusione o altrimenti proprio saltano quelle che sono le regole di fondo.